Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, oggi voglio fare un altro video dedicato al narcisismo perché il video che ho fatto qualche settimana fa vi era piaciuto moltissimo, ho ricevuto una risposta molto positiva da quel video, tantissime richieste di farne un altro un pochino più nello specifico, quindi questo è quello che farò oggi. Vi consiglio comunque di andare a vedere, vi metterò il link qua sotto nel box informazioni all'altro video che ho fatto, perché magari tante cose che ho detto in quel video non le ripeterò in questo video, però sono comunque molto importanti. Quindi appunto andate a vedere prima quel video e poi vedete questo se ancora non l'avete visto. Mi sono segnata diverse cose che in quel video non avevo menzionato, di cui non avevo parlato, che voglio menzionare in questo video perché sono comunque cose importanti, ma appunto l'altro video l'ho fatto un pochino più generico. Per me è importante e il motivo principale per cui io faccio questi video, perché non voglio che succeda ad altri quello che è successo a me, nel senso che vorrei che si parlasse di più di narcisismo, perché le persone con narcisismo patologico, quindi si sta parlando ovviamente di, perché la scala di narcisismo può essere anche un narcisismo sano, ok? Io vi sto parlando di narcisismo patologico, quello che influisce negativamente, il narcisismo che influisce negativamente sulla vita della persona e sulle persone purtroppo che sono più vicine a questa persona. Quindi io questi video li faccio perché se riesco ad avvisare qualcuno che si sta mettendo in una relazione del genere, che può essere relazione amorosa, di lavoro, amicizia, qualsiasi, ovviamente possono essere anche parenti, purtroppo in quel caso un pochino più difficile, però questi video appunto io li faccio per cercare di fare un po' di awareness, che si sappia che cos'è il narcisismo patologico e che si sappiano riconoscere i sintomi, che si sappiano riconoscere quei segnali in modo da potersene andare, da potervene andare prima possibile, perché questo è la fine del mio discorso e la cosa più importante è questa. Se voi riconoscete questi segnali, se voi riconoscete questi sintomi nella persona che avete a fianco, non c'è niente da fare, la cosa che dovete fare è scappare, andarvene al più presto possibile, perché che ci crediate o no, e alcuni di voi già lo sanno se hanno passato queste esperienze, sono persone che possono essere molto pericolose, anche se inizialmente sembrano la persona più buona del mondo, perché indossano una maschera, come vi dicevo nell'altro video, indossano una maschera che dura soltanto i primi mesi della relazione, possono essere di solito attorno al sesto mese, al massimo esce fuori la persona sotto alla maschera, ma è un processo che non è netto, è una cosa che succede gradualmente. Quindi inizialmente, come vi dicevo nell'altro video, sono le persone migliori al mondo, finalmente qualcuno vi ascolta, finalmente qualcuno vi dà attenzioni perché vi scrivono costantemente tutto il giorno, vi chiamano, è una cosa che magari non avete mai sperimentato prima e magari, come è successo a me, pensate, cavolo, questa persona ci tiene veramente a me, finalmente qualcuno che mi ascolta, finalmente qualcuno che si interessa di me, dei miei pensieri, delle mie paure. E questo, a questo dovete stare molto attenti. Inizialmente sono sempre sembra che ascoltino tantissimo, e lo fanno perché? Perché vi fanno una specie di screening, come si farebbe ad una persona che si vuole assumere, ok? Vi fanno uno screening per vedere se siete persone empatiche, se siete persone sensibili, se siete persone che perdonano, se siete persone pazienti. Soprattutto quando cominciano a chiedervi: ma quali sono le tue paure? Ma quali sono le tue insicurezze? Lo fanno non perché vogliono essere gentili e dolci e vogliono sapere di più di voi, no, lo fanno perché nel momento di devaluing, che inizierà appunto dopo qualche mese, queste cose loro le useranno contro di voi. Nel momento in cui sanno esattamente quali sono le vostre insicurezze, quali sono le cose che vi fanno più male, sanno anche benissimo come farvi del male, giustamente. Quindi queste cose loro le fanno appunto perché in futuro gli tornerà utile, quando vorranno buttarvi giù. E questo mi porta appunto alla seconda fase di una relazione con un narcisista patologico, che è la fase del devaluing. Ne avevamo parlato anche nell'altro video. La fase del devaluing appunto non è una cosa netta. Io parlo al maschile in questo video, ma ricordiamoci che possono essere anche donne, non solo uomini. Per la maggior parte sono uomini, ma non soltanto. La seconda fase inizia appunto piano piano, e se prima era la persona più meravigliosa del mondo, ogni tanto adesso comincia a svalutarti, comincia ogni tanto a fare delle battute poco carine, e magari sono spesso cose che
tu avevi raccontato a questa persona e sono cose che ti feriscono, quindi la persona lo sa e tu stai lì a chiederti ma perché l'ha detto? Lo sa che mi ferisce, ma perché lo fa? Cioè siamo così felici, perché? Ma se affronti quella persona ti farà sentire in toto, ti dirà ma guarda sei tu che sei troppo sensibile, ti stai inventando le cose, non è successo assolutamente così. Ecco, una cosa che fanno è di mentire anche quando tu sai che stanno mentendo, come dire una cosa è successa, loro l'hanno fatta, dopodiché davanti a te e anche davanti ad altre persone, se cerchi di smascherarli davanti ad altre persone, io l'ho fatto, la persona fa finta di non ricordarsi cose che sono successe. Quindi è una cosa che adesso mi fa ridere, ma al momento mi faceva molta rabbia, perché dico no, aspetta un attimo, è successo 2 settimane fa. Questo ha un nome e si chiama gaslighting, quando negano cose che sono successe o cose che hanno detto, cercando di instaurare in voi il dubbio che forse c'è qualcosa in voi che non va, forse siete voi che vedete o sentite cose che non esistono, no? Questo appunto si chiama gaslighting, quindi stateci attenti, credete al vostro intuito, credete alle vostre sensazioni, ok? Questo è molto 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 importante, è importante riconoscere questi segnali perché sono segnali presenti in tutte le persone con narcisismo patologico, quindi è molto importante informarsi in modo che appunto, appunto sappiate riconoscere questi tratti. Altra cosa che fanno molto spesso si chiama projecting in inglese, qualsiasi cosa loro facciano, loro dicano, cercano di proiettarla su di voi. Io mi ricordo, mi sentivo dire cose che non avevo mai pensato neanche, cose che non mi passavano neanche per l'anticamera del cervello, no? E io mi chiedevo, ma perché questa persona mi dice che io faccio queste cose, che io voglio intendere queste cose quando io manco le penso? Cioè sono proprio cose che non mi appartengono. Poi con il tempo, con il senno di poi, dopo un po', ti rendi conto che in realtà quelle erano le cose che quella persona pensava, quelle erano le cose che quella persona voleva fare a te. Ma usano il metodo dello specchio perché non riescono a gestire le emozioni che hanno, non riescono a... e provano un forte senso di vergogna. Questa è una cosa comune a tutti i narcisisti patologici, provano un fortissimo senso di vergogna, un fortissimo senso di non essere adatti, di non essere abbastanza, abbastanza belli, abbastanza bravi, perché hanno queste manie di grandezza e quindi hanno un... mettono se stessi su un piedistallo impossibile da raggiungere. Altra cosa che non avevo menzionato nell'altro video è che loro vanno alla ricerca di persone sensibili, carismatiche, di successo, persone empatiche, loro vogliono persone del genere accanto, è un po' una contraddizione, ma perché queste persone hanno tutto ciò che loro non potranno mai avere, loro non possono essere empatici perché non provano empatia verso gli altri, non riescono ad essere sensibili appunto perché non provano empatia, non provano sentimenti, no, non possono provare sentimenti di amore, ragazzi. Tutto quello che avete visto nella prima fase, che è la fase che si chiama love bombing, quando sono le persone più meravigliose al mondo, in realtà è soltanto un metodo per riuscire a chiudervi nella loro gabbia. Non provano amore, non provano amore neanche verso se stesse, non riusciranno a provarlo verso gli altri. Ma vogliono persone di successo, persone buone, empatiche, sensibili accanto, perché in questo modo, uno, riescono a imitarle, perché loro imparano nella vita ad imitare i sentimenti degli altri, perché non essendo in grado di provarli, per loro è stato un insegnamento nella vita, hanno guardato gli altri e notando le reazioni, le emozioni degli altri, loro così si regolano. Quando pensano di dover reagire in una determinata maniera, reagiscono così, ma non perché lo sentono dentro, ma perché pensano che sia la cosa che farebbero tutti. Quindi loro vogliono affiancarsi a persone generose, persone appunto empatiche, perché sono convinti che avendo una persona del genere accanto, una persona che risplende di luce propria, diciamo, avendo una persona del genere accanto, sono convinti che risplenderanno anche loro. Non basta però appunto tanto tempo prima che questa cosa crei in loro dei sentimenti di invidia, di rancore, di rabbia, cominciano a competere con voi, e anche questa cosa è stranissima quando lo provi, perché in una relazione normale non c'è competizione, non può esserci in un rapporto, ovviamente magari un po' giocoso, no? Ma quelle cose sane, invece loro tendono proprio a competere in tutto e per tutto con la persona che hanno accanto, e questo è un altro campanello di allarme a cui dovete stare molto attenti.
quando contate tutte le cose belle che vi succedono, magari vi è successa una cosa bella, una promozione sul lavoro, insomma una qualsiasi cosa positiva, state molto attenti alla reazione di questa persona. Io mi ricordo che le reazioni di questa persona erano... cioè era imbufalita quando mi accadeva qualcosa di bello, quando mi succedeva, e io ho avuto due appunto storie diverse e in entrambe era così, forse un po' più con il narcisista covert che con il narcisista overt. Posso fare anche un video dedicato solo ai due tipi di narcisismo, se volete fatemelo sapere nei commenti, in particolare il narcisista covert, ma in realtà entrambi, quando gli dici che ti è successa una cosa bella, la loro reazione, è state molto attente alla loro reazione, è negativa. Non riescono a fare un sorriso, non riescono a dirvi sono felice per te. Si vede che gli provoca molto fastidio quando a voi succede una cosa bella, e anche questo è un grosso campanello di allarme, perché non è normale in una relazione, se una persona vi ama, vi vuole bene, è felice per voi, a prescindere. Una cosa a cui dovete stare molto attenti se volete capire se la persona che avete a fianco è un narcisista patologico oppure no, è il loro senso di entitlement, il loro senso di tutto gli è dovuto. Una cosa che io ho notato in entrambe le storie che ho avuto io è che avevano costantemente questo senso di tutto mi è dovuto. Altra cosa molto importante, non riescono a concepire il fatto che, e qui si vede proprio che si va nel patologico, anche qui, non solo per questo, ma anche per questo, si vede proprio che non riescono a concepire il fatto che forse non hanno ragione. E c'è un aforisma, non mi ricordo di chi, che le persone stupide sono sempre convinte di essere intelligenti, ma le persone intelligenti si fanno mille domande e pensano di essere stupide, non mi ricordo esattamente l'aforisma. Ok, il narcisista sa tutto, ha sempre ragione, per loro non è concepibile il fatto di avere una discussione e di dire ah cavolo, forse hai ragione tu, forse la ragione sta nel mezzo, forse un po' ho ragione io su questo, un po' hai ragione te. Per loro la ragione sta sempre solo dalla loro parte, per loro tutto è dovuto a loro. Ecco perché molto spesso si sentono in dovere di rubare, si sentono in potere, nel senso sentono di poter rubare agli altri, fare cose anche magari che vanno oltre gli schemi legali. Questo lo fanno perché si sentono, hanno questo senso di entitlement, questo senso di a me tutto è dovuto, che addirittura appunto si mettono a fanno cose che non andrebbero fatte perché hanno questa sensazione dentro, cioè loro si sentono superiori a tutto e a tutti, quindi loro si meritano di più degli altri. Lo so che è assurdo pensare a una cosa del genere, loro ragionano così, ovviamente non lo ammetteranno mai a voce, però loro ragionano così, tutto è loro dovuto e loro si meritano molto più di quello che hanno, appunto per queste manie di grandezza di cui parlavamo prima, che però causano loro anche un forte senso di vergogna, un forte senso di inadattezza, cioè non si sentono adatti, non si sentono abbastanza, perché dentro di loro hanno questa voce che gli dice devi fare di più, dovresti essere meglio, dovresti fare di più, tu dovresti avere più di quella persona, quindi hanno questa cosa dentro di loro che è in costante, una costante lotta con loro stessi. Il problema appunto del narcisismo patologico è che la patologia che hanno va a far del male anche alle persone che hanno a fianco, soprattutto al partner o comunque persone che sono loro molto vicini, molto vicino, perché loro hanno questa fissazione della loro immagine, loro sono fissati, loro sono ossessionati dalla loro immagine, vogliono a tutti i costi che tutti pensino che sono delle persone meravigliose, speciali, e molto spesso le persone che hanno accanto ci credono a questa cosa, fino a quando non vedono che la maschera cade, e allora lì dicono oddio, ma chi è questa persona, io non l'ho mai conosciuta. Però molto spesso tutte le persone che stanno attorno al narcisista patologico pensano che questa sia una persona meravigliosa. E perché invece voi che siete il partner o la sorella, insomma, perché voi invece lo sapete? Perché a porte chiuse cambiano, non riescono a tenere la maschera su sempre, quindi nel momento in cui tornano a casa e sono da soli con voi la tolgono e diventano una persona completamente diversa. Io mi ritrovavo spesso a pensare, ma se io quando ti ho conosciuto avessi visto che sei così, non mi sarei mai innamorata di te, e glielo dicevo anche, e loro lo sanno perfettamente. È proprio per questo che inizialmente fingono completamente di essere una persona dolce, specialmente nel caso degli overt, dei covert. Gli overt sono un po' di
diversi, tendono più a dire io so tutto, io faccio tutto, io sono in grado di fare tutto, quindi un pochino di più si vede che sono narcisisti. Nel caso dei narcisisti covert, che sono quelli più pericolosi, la persona appare come una persona sensibile, empatica, insomma sembra tutto tranne che un narcisista. E qui vi rimando all'altro video in cui avevo parlato appunto la differenza tra narcisismo e essere vanitosi, che sono due cose completamente diverse. La gente tende a scambiarle, ma sono due cose completamente diverse. Un narcisista inizialmente ti può sembrare quasi depresso, appunto giù di morale, una persona che tu vorresti aiutare in qualche modo, ma attenzione, questa è soltanto la maschera. Nel momento in cui la maschera appunto comincia a cadere, vi rendete conto della persona che sono veramente. Ed appunto, come vi dicevo, è una cosa sottile che va avanti però nel tempo, e con il tempo ci sono sempre più momenti in cui loro vi svalutano, ci sono sempre più momenti in cui vi insultano, ma magari in modo velato, perché il narcisista è molto bravo in questo. Spesso non uscirà con parolacce e con frasi che voi poi potete subito bloccarlo e dire no, vabbè, ma cosa stai dicendo, questa cosa è orribile. Lo fanno in modo velato. E voi penserete, ma qual è il fine ultimo di questa persona? Perché fa tutto quello che fa? Perché loro hanno un costante bisogno di nutrimento narcisistico. Cosa significa? Hanno costantemente bisogno di vedere emozioni negli altri. Inizialmente gli basta il fatto che voi gli diciate costantemente sei una persona meravigliosa, sei speciale, ti meriti tutto quello che hai. Poi con il tempo non gli basta più, e il nutrimento narcisistico sono come dei vampiri energetici, ok? Ti succhiano via l'energia. Quindi con il tempo iniziano a trarre nutrimento narcisistico vedendovi stare male. Quindi nutrimento narcisistico può essere voi che piangete, voi che supplicate, voi che semplicemente siete tristi, voi che siete confuse o confusi. Anche questo è una cosa molto comune, la confusione che ti crea. Quindi loro vivono per questo nutrimento narcisistico, non riescono a stare senza, per questo passano da un partner all'altro, e quando sentono che un partner non è più nella loro gabbia, cominciano già a cercarne un altro, perché per loro è impossibile stare senza nutrimento narcisistico, ne hanno bisogno come abbiamo bisogno dell'ossigeno. Una tecnica che funziona molto, se proprio non potete fare a meno di avere il narcisista nella vostra vita, perché se potete fare a meno, per favore scappate. Se non potete farne a meno perché è una persona che purtroppo dovete avere nella vostra vita per un motivo o per l'altro, è un partner con cui avete figli o un membro della vostra famiglia, una persona sul lavoro, un lavoro che non potete lasciare, la cosa migliore da fare è non dare a questa persona nessuna emozione. Dovete essere un foglio, un tronco d'albero, un muro di mattoni, come ve lo devo spiegare? Non dovete dare emozioni. Quindi quando vedete che questa persona vuole instaurare un litigio, cerca di avere delle risposte emotive da parte vostra, quello che dovete dire è: tu hai la tua opinione, io ne ho un'altra, ognuno può avere la sua, ognuno ha diritto di avere la propria opinione, non siamo d'accordo, adesso devo fare altre cose. E questa è la cosa che può tenerli un po' a bada, diciamo, ma è anche la cosa che li fa arrabbiare di più, però è l'unico modo che voi avete per non cadere nella trappola. È come un po' come ho sentito questa cosa in inglese, quindi non so bene come tradurla. Immaginateli come dei maiali che sguazzano nel fango e che vogliono litigare nel fango, ok? Mettersi in un discorso con un narcisista, ok, in qualsiasi discorso, è come buttarsi in questa melma con un maiale e aspettarsi di non sporcarsi. È impossibile. E in ogni caso, visto che sono molto bravi in quello che fanno, se vi mettete in una discussione con loro, molto spesso la vinceranno. Ma perché? Perché sono abituati a questo in tutta la loro vita, per voi invece è una novità, non sapete neanche che cosa vi stia succedendo, quindi non lasciatevi prendere dal vortice, dalle discussioni con i narcisisti, perché è talmente subdolo il tutto che ne uscirete ancora più confusi di prima. Quindi voi vi ritrovate in questa relazione in cui la persona vi sminuisce, vi fa stare male, vi fa piangere, però davanti agli altri è la persona più meravigliosa del mondo. E voi siete lì a pensare, ma cosa ho fatto? E quindi date la colpa a voi stessi, cercate di trovare il motivo
in voi che ha fatto cambiare questa persona. Dovete capire che questa persona è così, è sempre stata così, solo nei primi mesi della relazione indossava questa maschera per riuscire ad intrappolarvi, però sta a voi uscirne, perché è inevitabile, è una cosa ciclica. Dopo lo svalutamento inizia il discard, quindi questa persona vi lascerà perché a loro piace vedervi stare male, quindi molto spesso lo fanno anche solo per il puro piacere di farlo. Perché? Perché vi renderete conto che poi ritornano, quindi è una cosa ciclica, poi ritornano, tu un pochino, come dire, stai sulle tue, però poi li perdoni e sono buoni e sono simpatici e sono dolci e sono la persona meravigliosa che avete conosciuto all'inizio, ma per un brevissimo periodo questa volta, non dura più tanti mesi. Se li perdonate diventano dei veri e propri mostri, non hanno più filtri, non hanno più nulla che li trattiene, perché ormai hanno visto che voi comunque perdonate tutto. Questo è un grosso errore che io ho fatto e che non vi consiglio di fare, perché se prima hanno appunto dei blocchi, dei freni, quando li perdonate e loro vi vedono nella vostra, come dire, nel vostro momento in cui siete più vulnerabili, loro vi attaccano e diventano dei mostri. Quindi quello che vi consiglio, se vi ritrovate in questa relazione, informatevi, in relazioni del genere, informatevi, guardatevi video sul narcisismo e premeditate una via di fuga. La cosa migliore, secondo me, è farlo da un giorno all'altro, senza un perché, senza un come, e questo è quello che penso io, e andarvene, perché molto spesso queste persone sono pericolose, quindi l'ho visto sulla mia pelle, quindi la cosa migliore è andarsene senza fare rumore. Capite cosa intendo? Senza discorsi, senza litigi, semplicemente andarvene. Anche se loro sono lì a darvi quel poco che basta, quando vi vedono che ve ne volete andare, vi danno quel poco, quella piccola attenzione, quella piccola coccola che magari voi tanto stavate aspettando, ok? Però queste cose le fanno proprio perché vedono esattamente quando voi vi state stufando della situazione e quindi vi danno quel minimo, quella piccola briciola di cui voi vi accontenterete perché siete lì ad aspettarla tantissimo, ma in realtà le relazioni non sono questo. Vorrei davvero che tutte le ragazze, i ragazzi che mi hanno scritto che sono in questa situazione, si rendessero conto che ne devono uscire, ma dovete essere voi a deciderlo, perché il narcisista patologico con questi suoi cicli vi tiene intrappolati anche per tutta la vita. Dovete uscirne, dovete avere la forza, se sapete che la persona che avete accanto ha tendenze narcisistiche forti, è un narcisista patologico, la cosa migliore da fare è andarvene. Non ve lo ripeterò mai abbastanza, perché molto spesso mi scrivete: spero un giorno di avere la forza di andarmene, spero di riuscire. Ragazzi, la decisione sta a voi. Quindi, mia family, questo era un po' quello che volevo dirvi. Ho parlato un po' a ruota libera, cose che non avevo menzionato nell'altro video. Se volete un video più specifico sulle diverse tipologie di narcisismo, fatemi sapere nei commenti, scrivetemi tutto nei commenti, perché come nell'altro video vorrei che i commenti di questo video fossero un posto sicuro dove si possa venire a sfogarsi e si possa venire a raccontare quello che vi è successo, vi sta succedendo, anche perché è importante aiutare gli altri, ragazzi. Se io avessi visto per esempio un video del genere quando stavo con quelle persone, mi avrebbe aiutato tantissimo, perché avrei capito. Quindi è importante parlarne, è importante discuterne, e quindi voglio che la sezione dei commenti di questo video diventi appunto un posto dove interagire tra di noi che magari abbiamo passato o stiamo passando appunto questo brutto periodo, insomma. Quindi questo è quanto, mia family. Sono sempre video molto difficili da fare, quelli in cui parlo di cose molto personali, però come vi dicevo nell'altro video, se riesco ad aiutare anche solo una persona, per me ne vale la pena. Quindi sono contenta e spero che anche questo video vi sia utile, mia family. Vi mando un bacio grandissimo, vi abbraccio come sempre forte 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 forte, e noi ci vediamo domani sempre alle 17:30 con un nuovo video. Ciao!